pronto per la 53esima edizione della Coppa Carotti. Abbiamo trascorso una settimana al Carotti Village con tutti gli eventi organizzati per la manifestazione ed ora siamo ai box di partenza. Sull'asfalto della Rieti Terminillo alla 53esima Coppa Carotti anche Antonino Lavecchia. Buongiorno. Buongiorno. Allora, cosa ci si aspetta da questa meravigliosa giornata? Una grande giornata di sport, perché il percorso è bellissimo, sono salito ieri e l'ho trovato migliorato dai tempi miei, manco dalla Coppa Carotti da 20 anni, dal 98. Abbiamo una macchina stupenda, stamattina scendendo ho visto tanto pubblico, ieri sera c'erano le tende su nel bosco e quindi credo che sarà una bellissima giornata di sport per tutti. Quali saranno le aspettative per le future tappe della Coppa Carotti? Ma io spero innanzitutto che la Coppa Carotti ritorni ai fasti dell'epoca, cioè una gara, una classica, una tra le più belle in Europa e merita a pieno titolo il campionato italiano e il campionato europeo. Tra l'altro nella mia esperienza degli anni passati non ho mai visto un'organizzazione così, c'è un paddock fantastico, un po' tutta l'organizzazione, i ragazzi sono veramente magnifici, per cui merita a pieno titolo la titolazione di campionato europeo e lo auguro di tutto cuore. A corollario della 53esima edizione della Coppa Carotti, con l'organizzatore Bruno Targusi spiegheremo cos'è Rieti Motore Rombante. È una manifestazione appunto collaterale che fa vivere la città, non solo diciamo il percorso della gara che è dalla colonna di Lisciano fino a Terminillo, ma sono 10 giorni sull'automotive, quindi sull'automotive abbiamo sviluppato parecchie iniziative legate al mondo dell'automobile. E abbiamo allestito nelle due piazze centrali della nostra città e delle piazzole con tutti i marchi automobilistici che erano presenti e che hanno fatto ruotare la loro gamma nei 10 giorni. E poi ci sono state nel giardino di Vignola delle scene che intitolato Chef e Motori di 10 ristoratori che ogni sera hanno preparato un piatto. Abbiamo fatto un po' di tutto di quello che erano le eccellenze, l'abbiamo fatto insieme all'Accademia della Cucina Italiana che ha selezionato vari bravi chef locali. E poi c'è stata anche al Vignola una serata di gala molto bella per quello che era diciamo un po' tutto un gruppo di più vicini a noi che in una splendida cornice devo dire che è stata molto apprezzata proprio per un utilizzo diciamo proprio ma improprio, nel senso che non è mai stata fatta una cosa del genere in quel luogo, però ha riscosso molto successo da parte dei cittadini e anche dei turisti che nelle varie serate si sono succeduti. Ma non è finita qui, perché poi c'è una lotteria in corso che fa sempre parte di questo pacchetto e c'è anche un concorso fotografico, c'è anche un simulatore di percorso che è in Piazza del Comune dove si può andare a fare virtualmente il percorso della Rieti Terminillo e altre iniziative sempre collaterali che comunque spereremo sempre di fare meglio e sempre con la nostra passione che è l'unica spinta che ce lo fa fare con serenità.
Appena sceso dalla Lamborghini della polizia, il questore Antonio Mannoni. Buongiorno. Buongiorno, sì, ho voluto verificare di persona il percorso, che ci fosse il regime di sicurezza che avevamo previsto e che ho potuto constatare di persona. Tutto è a posto, tutto è pronto, il pubblico è molto disciplinato e nei luoghi in cui abbiamo stabilito che devono stare, quindi siamo molto tranquilli. Adesso parte la gara, è una gara importante per Rieti, una grossa tradizione per Rieti, quindi noi ci teniamo che tutto vada per il meglio. Alle mie spalle è appena partita la 53esima edizione della Coppa Carotti. Partiranno per prima le auto d'epoca e arriveranno al Terminillo a Pian de Valli. E proprio per questo andiamo a sentire cosa ha da dirci Anna. Siamo a Pian de Valli per l'arrivo della 55esima Rieti Terminillo e 53esima Coppa Carotti. A breve l'arrivo dei primi concorrenti. Siamo a Pian de Valli, ci troviamo con il presidente del Mobile Club di Rieti, Innocenzo De Santis, che da 43 anni si occupa della manifestazione. Ci dica, presidente, ci racconti qualche aneddoto di questa premio Carotti? Ma diciamo che sono cresciuto in età insieme alla crescita di questa manifestazione. Ho partecipato prima come membro della commissione sportiva, poi come presidente della commissione sportiva, come presidente dell'ACI, ininterrottamente da più di 43 anni. Per 40 anni sono presidente, ma prima sono stato membro, eccetera, quindi diciamo l'ho vissuta quasi tutta dagli anni 68 in poi, quindi ho mancato le prime due, ma ero ancora ragazzo. Perché diciamo ai telespettatori che questa è la 55esima Terminillo Rieti e la 53esima Coppa Carotti. Esatto. E aneddoti, diciamo che abbiamo avuto sempre una grande, delle grandi performance, abbiamo avuto una vita gloriosa che speriamo di riconquistare a breve e che per motivi di carattere economico in qualche modo da 3 o 4 anni a questa parte abbiamo dovuto, come dire, non dico tacere ma ridurre. Abbiamo avuto diciamo un periodo d'oro in cui abbiamo avuto fino a 270-280 iscritti, quest'anno sono un centinaio. Ma erano i tempi d'oro anche dell'Italia, quando l'Italia cresceva in modo vertiginoso, il benessere andava avanti in modo vertiginoso, e invece poi adesso scontiamo un po' quello che sconta un po' tutte le attività, il momento meno favorevole dell'economia italiana, che però sembra sia in qualche modo in linea di ripresa, e in linea di ripresa lo è da questo punto di vista, credo, proprio perché anche nella manifestazione della Rieti Terminillo ho notato quest'anno un grandissimo entusiasmo, una presenza di tantissime persone che negli anni erano quasi venute a mancare, che invece sono tornati per dare una mano, per fare in modo che questa cosa funzioni come si deve. È un impegno notevolissimo, non solo di carattere economico, che pure è determinante, ma è notevolissimo per quello che si tratta di organizzazione, la sistemazione del percorso. E quest'anno abbiamo avuto poi quel grave problema relativo alla strada, che invece poi per fortuna è stato risolto, e di questo dobbiamo essere grati sia alla Regione che al Comune, che all'amministrazione provinciale. Io ricordo per tutti l'assessore di Berardino, che è presente adesso qui alla manifestazione, e il consigliere Refrigeri in Regione, e poi in Comune il nostro consigliere di amministrazione Ramagoggi, il sindaco e poi il grande, grandissimo Roberto Donati, che merita assolutamente di essere considerato il vessillo dello sport nella provincia di Rieti, e non lo merita solo per quello che è riuscito a fare, cose peraltro di grande greggio e di grande importanza, ma anche per il tipo di carattere, la persona che è molto disponibile, sempre pronta a lavorare. Credo che il ringraziamento vada a tutti questi, insieme a tutti quelli che hanno collaborato, e qui ricordo in modo particolare la Fondazione, naturalmente la Fondazione Varrone, nella persona del suo presidente, l'ingegnere Antonio D'Onofrio, il nostro sindaco Antonio Cicchetti,
il presidente dell'amministrazione provinciale, la Camera di Commercio, cioè diciamo tutti quelli, la Sabina Universitas, approfitto qui per l'occasione per mandare un saluto affettuoso all'amico Maurizio Iarinelli, che so in questo momento non essere in grande salute e che, a cui auguro un immediato ripristino delle sue qualità e delle sue condizioni di salute, peraltro importanti pure per quella istituzione che è la Sabina Universitas, cosa assolutamente fiore all'occhiello dell'amministrazione, in genere della città. Benissimo rispetto alle prove di ieri, pensavo di migliorare, ma di fatto non è andata così perché purtroppo ho avuto un piccolo incidente alla chicane che è fatta per rallentare. La mia classe è Resistart 2000, la macchina è una bella macchina, pensavo di fare un ottimo tempo, ma purtroppo, come ho detto, oggi non è andata bene. Però è una bella giornata, una bellissima gara, le macchine in gara sono tutte belle macchine, i piloti sono bravi piloti, quindi comunque abbiamo partecipato e abbiamo fatto una bella gara. In Italia si fanno più gare, dipende dalla valenza delle varie gare, della titolazione delle varie gare. C'è il campionato italiano, c'è il trofeo italiano velocità in montagna, campionato italiano velocità in montagna, poi ci sono anche piste e velocità in circuito, quindi le gare sono più di 10 per ogni tipo di valenza. Questa è una bellissima gara, è un percorso molto tecnico ma anche molto veloce, quindi richiede anche esperienza e diciamo anche capacità dei piloti stessi. La gara è bella perché 13 km sono un bel percorso per fare una gara in salita, per cui permettono al pilota di sfoggiare poi tutte le sue qualità. E la strada anche è una bellissima strada, rifatta molto bene, quindi voglio dire ha dato la possibilità a tutti noi di poter gareggiare in sicurezza e questo è quello che conta. È la seconda volta, soltanto che l'anno scorso alla seconda prova purtroppo la mia macchina, sempre la stessa macchina, ha rotto e quindi ho avuto un problema con il radiatore e quindi ho dovuto rinunciare poi alla gara ufficiale. Mi trovo con i piloti che hanno già varcato la linea d'arrivo e parliamo con uno di loro. Come ti chiami? Giuseppe Moscone, faccio parte della RS 1006. È la prima volta che ho fatto questa gara e devo dire molto bella, un percorso tecnico. Mi è piaciuto, mi sono divertito, il tempo è andato bene. Poteva andare leggermente meglio, abbiamo capito dove si è sbagliato, però dai, va bene, va benissimo così. Ok, ci dici il tempo che hai fatto? Credo 7 minuti, 20 e 8, quindi sono in seconda posizione dietro a Roberto Chiavaroli per un secondo. Complimenti. Sì, Sammy Restart 1006, Gandini Alessandro. Questa non è la prima volta che ho fatto questa gara e mi sono trovato molto meglio di ieri, abbassando il mio record di 14 secondi da ieri, e come circuito secondo me è il migliore in tutte le salite. Da dove vieni? Da Ascoli Piceno. Okay. Il tempo ho fatto 7:26, migliore non si poteva fare. Ciao, io sono Leonardo Angelucci e vengo dall'Aquila e corro anch'io in Racing Start 1006 con un Peugeot 106. È la prima volta che vengo qui e il tracciato è bellissimo, come tempo ho fatto 7:29, ho migliorato 13 secondi da ieri, ma sono salito diciamo come un pazzo e più di questo non riesco a fare. Dipende poi dalla macchina, anche quello. Sì, la macchina era quasi morta, io stavo diciamo per morire insieme a lei, ma meglio di questo. Va bene, dai, è andata. Ciao, sono Valentino Polegri e corro in questa categoria di RS 1003. Prima volta su questo percorso molto difficile e tecnico, però
con un buon riscontro cronometrico, quindi sono contento della prestazione. Dillo che sei vincitore. Il primo vincitore di questa classe. Molto complimenti. Bene. Grazie. Io invece sono Roberto Zazzetta, vengo da Ascoli Piceno, anch'io una 106.003. È la prima volta su questo tracciato, che è un tracciato molto tecnico e difficile, nonostante la macchina, le macchine nostre hanno una potenza diciamo inferiore, e è comunque molto impegnativo sia per noi che per le macchine. A me è andata abbastanza bene, ho abbassato diversi secondi da ieri, solo che ho avuto un piccolo problemino con la macchina che mi ha tardato, perché l'ho dovuta spegnere, risolverlo al volo e ripartire in tutto mentre camminavo. E il podio è sfumato, però sono comunque felice, ecco, se il lato economico il prossimo anno mi aiuterà nuovamente sarò presente qui. E i complimenti vanno appunto a Valentino, che ha fatto un gran tempo, e anche a Nicola, che ha fatto secondo, e soprattutto alla Giulia Gallinella, che ha fatto terza mettendosi dietro ben quattro maschietti. C'è anche una donna, la dobbiamo intervistare. Più di una. Okay. E niente, spero al prossimo anno. Complimenti agli organizzatori, che hanno veramente fatto una splendida manifestazione curata nei dettagli. Complimenti davvero. Ciao, sono Pietro Di Luigi, vengo anche io da Ascoli Piceno. E diciamo che questa è stata la mia prima cronoscalata. E come prima cronoscalata, primissima in assoluto. E sono molto contento, perché ho abbassato tantissimo il tempo da ieri, 8.07.13. E niente, sono contentissimo. Percorso molto bello, molto veloce. E complimenti agli organizzatori, speriamo che si risalga questa cronoscalata, perché è veramente, veramente bella. Merita. Merita tanto. Smentito il detto, donna al volante, pericolo costante, perché ci troviamo con una donna pilota della gara, Giulia Gallinella. Buongiorno a tutti, questa è la mia prima volta qua alla Rieti Terminillo. Anch'io, come gli altri ragazzi che avete già intervistato, faccio parte della RS 1004, sono arrivata a podio, mi ha fatto un bel terzo posto. Complimenti. Grazie, sono soddisfattissima. Stamani non pensavo di riuscire a fare questo tempo, quindi bella soddisfazione. Come hai trovato il percorso e la manifestazione in sé? La manifestazione è organizzata benissimo, il percorso è bellissimo, perché poi si sta tanto sulla macchina rispetto ad altre gare molto più brevi. E il peccato che eravamo veramente pochi, e meriterebbe tanti più iscritti questa gara. E speriamo per l'anno prossimo che così sarà. Speriamo. We'll be right back.
mi trovo con Angelo Marino, vincitore della Coppa Carotti. Ciao Angelo. Ciao. Allora, l'emozione si taglia con il coltello, ne valsa la pena di stare sotto il sole un po' di ore perché ci avete regalato veramente delle splendide emozioni. Dici a caldo come ti senti? Non lo so, ancora non riesco a... non lo so, però bene, perché il mio primo assoluto qui alla Rieti del Minillo su una gara, come si suol dire tra noi piloti, la gara, quindi... Sì. Qual è il tuo tempo? 5.06. Complimenti. Grazie, grazie. E niente, ringrazio tutti, partendo dalla mia famiglia che mi è sempre vicino, il team Dalmazia che mi dà... Ti sostiene. Da dove vieni? Da Salerno. Okay. Da Salerno. E... Quindi grazie a tutti. È la prima volta che partecipi alla Coppa Carotti? No, è l'ottavo anno che sono qui a questa splendida gara e abbiamo realizzato uno dei sogni. Ok, sempre con questa macchina hai gareggiato o con altre? Altri anni ho iniziato con le Turismo, a 18 anni, qui ero a 18 anni la prima volta e poi piano piano siamo saliti di categoria e quindi siamo in queste belve. Hai qualcosa di scaramantico che fai prima della gara oppure la sera prima? No, cerco solo di fare il mio meglio anche prima della gara, quindi prepararmi bene fisicamente e mentalmente e quindi poi vengono anche i risultati. Complimenti. Grazie, grazie.